Presidi a Roma e Napoli per lo sciopero BNL in programma oggi proclamato da Fabi, First CISL, Fisac, CGL, Wilca e Unisin. Le sigle sindacali protestano contro il piano di riorganizzazione varato dalla banca del gruppo francese BNP Paribas che prevede esternalizzazioni di oltre 900 dipendenti dell'IT e del back office, su un totale di 11.500 addetti distribuiti tra uffici centrali e oltre 700 agenzie sparse su tutto il territorio nazionale. Le esternalizzazioni interessano circa l'8% della forza lavoro della banca. A Napoli il presidio si è svolto davanti la sede cittadina della banca in via Toledo. Lo sciopero è il primo nella BNL proclamato dagli anni 90. Francesco Pacileo, dipendente BNL, e Davide Tribuzio, segretario del coordinamento Fabi del gruppo BNL, hanno fornito ulteriori dettagli dello sciopero. Siamo qui a esprimere, a manifestare, esprimere tutto il nostro malcontento. È dura per noi accettare un piano industriale che vuole il back office fuori dalla banca, soprattutto noi del back office dei mutui, che abbiamo sempre raggiunto tutti gli obiettivi che ci sono stati prefissati, nonostante tantissime difficoltà organizzative e informatiche. Ci vengono a dire adesso che siamo, diciamo, non in linea con quello che è il cliente digitale, ma non è una cosa che riguarda solo noi back office dei mutui, ma facendo un rapporto con il lavoro, l'outsourcing, con il lavoro a Cottimo e la digitalizzazione, tutto il mondo del back office sarebbe fuori mercato. È dura per noi tutti, soprattutto per un giovane come me, lavorare, dare il massimo ogni giorno, non sentendosi parte né di BNL né di BNP Paribas, e essere trattato come un semplice numero da tenere o buttare fuori senza dignità. E l'inizio, diciamo, potrebbero iniziare con noi lavoratori del back office e continuare poi con tutta la banca, dandoci, magari vendendoci ad altre realtà, altre società, che poi chissà che fine ci fanno fare. Una protesta forte e partecipata da parte dei dipendenti BNL contro un piano industriale che, sotto il falso titolo Più Forti Insieme ed a fronte di utili significativi fatti con i sacrifici di tutti, mira in realtà a realizzare spezzatino e cottimo in azienda. Oggi diciamo no ad un processo di cambiamento verso la banca digitale portato avanti con arroganze e vessazioni, senza il rispetto della dignità della persona, della professionalità e dei diritti acquisiti in azienda.